Il professore Luigi Senatore, la Card City, un'opportunità per i 22enni, anche per fino ai 35enni, per dare per una rivoluzione, possiamo dire, sociale, economica a questa nostra città. Sindaco. Io tengo molto a ringraziare il professore Luigi Senatore per questo grosso contributo che ci ha dato a titolo assolutamente gratuito, ma con la grossa competenza e la grossa esperienza di economista ormai affermato a livello nazionale e internazionale. Il futuro delle città è quello delle città intelligenti, delle smart city, e gran parte dei finanziamenti europei nei prossimi 7 anni saranno investiti proprio su questi progetti. Il contributo del professor Senatore è stato quello di lavorare ad un bando che consentisse a giovani cavesi fino a 35 anni messi insieme, giovani professionisti, economisti, ingegneri, architetti, insomma con tutte le proprie competenze, per disegnare dei progetti che guardano il futuro della città. E quindi uno sguardo al futuro che viene lanciato da questa mattina con questo bando che sarà aperto fino al prossimo 3 marzo, quindi ancora circa 60 giorni di tempo per progettare il futuro di Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni è fra circa le 100 città dell'osservatorio delle smart city dell'ANCI, e tutto ciò è grazie al grande impegno del professore Senatore, che ringrazio molto per questo senso civico e per questa grande competenza messa a servizio della città. Un servizio, abbiamo detto, spontaneo, gratuito, filantropico, professore Senatore. Sì. Ecco, mirato a cosa? Il bando mira, ci sono delle tematiche importanti, sì, le problematiche sì. Che possono essere risolte per la nostra città fino al 2020, è un'occasione da non perdere. Sì, sì. Il bando è particolare, si è scelta la strada del concorso di idee perché insomma era una strada praticabile ed anche efficace. Il problema era quello di raccogliere idee in ambiti diversi che insomma sono elencati all'interno del bando, cioè la mobilità, l'ambiente, l'economia della conoscenza e della tolleranza, il turismo e la cultura e il recupero urbano e qualità della vita. Quindi è uno sguardo alla città in 5 ambiti diversi a 360 gradi. E, si è voluto chiedere ai cittadini di partecipare, di elaborare idee innovative che mettono la tecnologia al servizio della qualità della vita dei cittadini. È un obiettivo importante, non è un obiettivo a breve termine, è un obiettivo a lungo termine, proprio per questo guardiamo alla città del futuro e alle generazioni future. Vogliamo dire vogliamo stimolare i nostri giovani perché concorrono al bando, insomma, ecco, se mi permette il sindaco, se mi permette il professore Senatore, perché concorrono a questo bando per rivoluzionare un po' anche la nostra città. Sì, servono idee nuove, serve chi pensa a come collegare nuovamente con nuovi mezzi alternativi le frazioni col centro città, chi pensa di migliorare la raccolta dei rifiuti, chi pensa di recuperare contenitori urbani per restituire qualità della vita al centro storico, chi pensa di mettere la tecnologia a servizio del turismo e della cultura, cioè ci sono, possono essere guide turistiche integrate con internet, divulgazione via media, eccetera, eccetera. Quindi ci sono idee a 360 gradi, idee importanti che possono essere raccolte, e chi meglio dei giovani tra i 22 e i 35 anni può avere questo tipo di attitudine? Padre Sindaco Marco Galdi, l'augurio non solo ai giornalisti ma alla città di Cava dei Tirreni. Faremo anche un passaggio su quella che è stata la criticità per quanto riguarda, ecco, il problema neve che è stato a Cava dei Tirreni. Allora Sindaco, prima gli auguri. Che sia un 2015 nel quale i desideri di ciascuno possano realizzarsi. Ho scritto su un giornale che in questi giorni viene diffuso nelle case che la città sta cambiando. Io auguro a tutti che qualcosa cambi per ciascuno, oltre che complessivamente nella città, ovviamente è meglio, per dare a tutti più felicità. Ecco, un'altra domanda da porsi è questa: l'allarme dato dalla Regione per quanto riguarda la protezione civile regionale è stato immediatamente recepito dalla macchina comunale o ci sono state delle lentezze stante quanto abbiamo letto alla stampa in questi ultimi giorni?
Ma diciamo che è ingeneroso parlare di lentezze a fronte di gruppi di volontari che compongono la nostra protezione civile, a fronte di dipendenti comunali, a fronte degli ispettori ambientali, insomma complessivamente di circa un centinaio di persone che hanno trascorso un paio di giorni in piena attività, perché già dal 30 abbiamo iniziato l'attività di spargimento di sale e poi ci sono stati tantissimi interventi per mettere al sicuro persone in difficoltà e per far fronte alle emergenze. Tenete conto che sono state sparse sulle nostre colline, ma anche al centro, praticamente 13 pedane composte ciascuno da 50 sacchi di sale di 25 kg, quindi una quantità impressionante di sale che ha consentito sostanzialmente la viabilità. Certo, a Cavari Tirreni pochissimi sono attrezzati con gomme termiche, ancor di meno sono attrezzati con le catene, perché non siamo abituati a questi eventi che capitano una volta ogni 10 anni. Anche il comune ha certamente dei mezzi spartisale, si è procurato per tempo abbondantemente il sale da poter spargere per le strade, ma non è dotato di spazzaneve e sarebbe anche assurdo lo facesse dato la rarità di questi fenomeni. Però l'impegno c'è stato, è stato un grosso impegno e complessivamente ha risolto tantissime situazioni critiche, e lo sanno bene i cittadini che alle 2 e alle 3 di notte sono stati salvati dalla protezione civile, accompagnati a casa, e magari il giorno dopo hanno ritirato la propria auto che magari era andata contro un muro o comunque non poteva più muoversi. Insomma, il meccanismo dei soccorsi ha funzionato e devo esprimere viva gratitudine soprattutto ai giovani volontari che hanno veramente messo il cuore in questa iniziativa. Alcuni di loro hanno fatto uno stop di 36 ore senza mai fermarsi, e quindi anziché critiche, veramente un grande applauso a chi con spirito di sacrificio a titolo volontario si è dato da fare, rinunciando anche al cenone di Capodanno per consentire più sicurezza in città.